Bentornato su BRICSLAB Café, la rubrica di approfondimento con ospite di BRICSLAB, la community italiana dedicata al mondo dei mattoncini. Sicuramente molti di voi, girando per le fiere, girando per gli eventi, avranno visto accanto alle mock quelle belle esposizioni di mattoncini colorati, ognuno con il nome dell'evento, ognuno con una frase particolare. Bene, c'è tutto un mondo che cataloga questi brick custom. E l'ospite di oggi è proprio l'admin di un gruppo che si occupa esclusivamente di brick custom 1x8, quelli più diffusi. Ospite di questa puntata, Luca Goss. Ciao Buonasera, Luca. buonasera a tutti. Buonasera, grazie BRICSLAB, grazie a Mirko per questo invito. Grazie a te per aver partecipato. Assolutamente, un Allora, onore. come anticipavo, sei il fondatore e admin di Custom Bricks 1.8. Sì, sono io. Innanzitutto, diciamo, il nome già ci fa capire di che cosa si parla, ma ci vuoi spiegare un pochino meglio il gruppo di che cosa si occupa? Assolutamente. Allora, Assolutamente. praticamente l'idea nasce da questo. Facendo varie esposizioni, come tutti sanno, chi nel contesto espositivo, comunque chi è un AFOL e partecipa a esposizioni, sa benissimo che alla fine di ogni evento viene dato sempre il mattoncino dell'evento per, diciamo, da archiviare come curriculum della propria, diciamo, attività espositiva. Allora, uno, e due, e tre, e quattro. Che figo però, sta venendo un wall, escono i wall, i classici wall da far vedere, da esporre, da far vedere anche la gente come titolo onorario della propria carriera, no? Poi però questo cos'è? Mi sta stretto solo il mattoncino dell'esposizione. Che facciamo? Che facciamo? E cominciamo a fare i mattoncini personalizzati. E uno, e due, e tre, e così via, anche la sempre la cosa. Poi scopri che ci sono altri malati di mente come te, gente appassionata appunto di questo maledettissimo brick 1x8, con una stampa sopra, fa la tua felicità. Ed eccoci qua, Custom Brick, dove si vuole, penso sia riconosciuto che come gruppo è particolare ed è l'unico che si occupa proprio di questo tipo di argomentazione legata al mondo Lego, cioè un brick Lego, assolutamente Lego customizzato. Siamo tanti esauriti, a quanto pare, perché in 3 mesi circa siamo qua, siamo 700, via, ci dirigiamo verso la quota 1000, spero molto presto, e la cosa piace. Questo gruppo, ognuno è libero di rappresentare le proprie creazioni, perché poi alla fine il brick 1x8 è anche un po', insomma, una forma d'arte, no? Uno ha un'idea in testa, l'applica là sopra e la propone, come i quadri, no? Se ti piace un quadro, te lo compri, te lo prendi, lo vuoi appendere in camera. Ecco, qui invece di appendere sul muro, si mette nel proprio wall. Tutto qua. Ok, ecco. Quindi 1.8 non è un quasi 2.0, è Assolutamente della no, dimensione ovviamente assolutamente. del È brick. 1.8, punto. Un mattoncino per 8. Infatti era un po' anche, diciamo, sì, esatto, esattamente quello il senso del 1.8. Esatto. Come è nata la tua passione per i brick customizzati? Perché ok, il collezionismo, diciamo il memorabilia dell'evento, ma può essere che anche uno si fa il proprio wallettino a casa, ma finisce lì. Io vedo alle tue spalle che è andato un po' oltre, diciamo, Ah, il sì. collezionismo, tra Ne ho virgolette. assemblato uno al volo per la diretta, per far mostrare almeno qualcosa alle spalle, la coreografia doveva avercela. E ho messo un po' di brick miei, di amici, di eventi, appunto, è un mucchio di brick. Diciamo che è anche un po' un'espressione di quello che tu vuoi esprimere, parliamo sempre di contesto AFO, contesto Lego. Faccio degli esempi. C'è l'AFOL che tifa una squadra, vuole avere nel suo wall la squadra. Via, diciamo, facciamo questo video esempio. Allora, quale idea malata può venire, come è venuta a me, come è venuta ad altre persone? Infatti, nel panorama dei brick ne troverete anche tante squadre. Voglio rappresentare nel mio contesto AFOL che io tifo questa squadra. Eccolo là, il brick della squadra. Vari esempi, abbiamo Luca Corla che va a fare il brick della Dea e penso che mezzo mondo lo abbia. Anche io ne ho fatto uno, io sono tifoso del Toro, del Torino, ne ho fatto uno particolare, ma così via, ce n'è dai briccanti del Napoli. Faccio un piccolo esempio di come si arriva a fare un brick, un'appartenenza, un'ideologia che sia di qualsiasi tipo,
una frase cult, ci sono anche i briccanti sono il numero uno in questo, nelle frasi cult, le conosciamo tutti i loro brick, Yama Bella, Vaffamock, insomma, è anche una sorta di sarcasmo, è tutto fa, l'importante è che non ci sia volgarità, diciamo, nei brick, e tutto fa. E poi sta a noi, in quei brick che vengono rappresentati da altri, se ci vediamo in quella frase, in quel nome, in quel qualsiasi contesto esso sia, averlo nel nostro wall. Ripeto, il wall è un po' come una carta d'identità, con le dovute, no, virgolette. Ci metti quello che tu sei in un wall, quello che ti piace, quello che dove ci vedi. Non è detto che un brick esce ti piace a tutti i costi. Penso che questo pensiero valga per tutti, no? Ci sono dei brick che come li vedi, cacchio, lo voglio, ci sono dei brick che vabbè, è bello, bello, però rimane lì. E qui nasce una sorta di collezionismo alla fine, no? Come tutte le forme di collezionismo, il collezionismo è tardaggine, frustrazione, lo voglio, no? Penso sia il pensiero di qualsiasi collezionista, volere tutto il possibile che si riesce ad accaparrare. E questo però è raffigurato in questo benedetto pic 1x8, che a quanto pare... 1x8. Quindi immagino quando ti sia arrivato il nostro, che è un po' anomalo rispetto agli altri. Appena mi arriva lo vedrete pubblicato sul gruppo, tranquillo, ancora non mi è arrivato. No, ma lo sto aspettando con molta attenzione, certo. Abbiamo il maledetto problema che il nostro colore sociale è il bright light orange, l'1x8 non esiste, abbiamo dovuto fare l'1x6. Sì, ma guarda, ascolta, appena arriverà, verrà onorato e venerato e fotografato e messo nell'archivio di Custom Brick. No, anche se 1x6, anche Sicilia Brick ha fatto un brick 1x6, e anche gli Orange, mi sembra, addirittura gli Orange, nel loro brick ufficiale, che è bellissimo, tra l'altro, hanno usato due mattoncini 1x4 arancioni. Dire. Sì, vero. Perché l'arancione, come dici tu, è veramente un problema. Ma faremo una raccolta firme da mandare a Mamma Lego per fare il brick 1x8 arancione. Anzi, ne approfitto, spero che Brick Lab mi appoggi, mandiamo un bel pappardello di firme dove vogliamo il brick 1x8 arancione. Giusto, perché fosse così. Effettivamente poi se uno va a vedere, sono pochi i colori in cui manca l'1x8, ma bene o male copre un po' tutta la gamma di colori. È vero. L'arancione sarà una scelta, non si capisce perché è così. Noi reagiriamo all'1x8 e facciamo altre misure, la faccia loro, ecco. Dietro però ovviamente il brick 1x8 customizzato c'è comunque un brick Lego, da assolutamente qui, sì. Diciamo, è un po' logico che ci sia un appassionato Lego dietro. Assolutamente. Ti volevo fare una domanda: com'è nata la tua passione per la Lego e soprattutto qual è stato il tuo primo incontro con i mattoni? Assolutamente. Allora, andiamo all'età dei dinosauri, ero un bambinetto e io sono cresciuto a pane e Lego Castle. Io mi ero proprio, ogni occasione era buona per andare nei negozi di giocattoli per comprare i battle pack, quei famosi battle pack Castle, dove c'erano sia i Black Falcon che i Leon. Addirittura ero arrivato a farmi due eserciti da 150 uomini l'uno, e poi mi sono comprato anche un castello. Per me l'apoteosi era fare sul letto dei miei genitori battaglie della miseria, costumini qua, distruggere, cioè il pane e Lego Castle è stata la mia infanzia. Poi succede che cresci, ti interessano altre cose, e cominci ad andare dietro le femminucce, eccetera, eccetera, e molli tutto. Succede che vado un giorno al cinema, questo esattamente 4 anni fa, con la mia attuale compagna, a vedermi Star Wars. Io non avevo mai seguito Star Wars, adesso sono un fan accanito, e comincio a guardare il film, comincio a vedere i trooper, ho collegato un po' gli eserciti dei trooper di Star Wars, non so come, non so in che modo, ai miei eserciti Caster. Quindi da gragno facevo il cast e da grande faccio Star Wars. Attualmente ho un hangar, non so se sei visto, se magari anche tu l'hai visto in giro, di quasi 800 minifig Star Wars. Io sono appassionato del capitolo Primo Ordine, diciamo il più recente, no? Da quando compare Kylo Ren. Okay. E da lì adesso io sono, diciamo, da che ero
Lego Castle, adesso sono Lego Star Wars. Ma questo dopo più di 20 anni che non calcolavo più i Lego. Poi niente, ho conosciuto brutta gente, non faccio i nomi, comunque di quel gruppo di appartenenza di Piemonte Bricks, no, li saluto tutti, a tutti i ragazzi di Piemonte Bricks, al quale faccio onoratamente parte, e da lì ho cominciato a esporre e girare un po' l'Italia con loro e ci divertiamo. Infatti, prima della Ok, pandemia, l'unico ok. evento che c'è stato, l'ultimo grande evento che c'è stato è stato quello di San Mauro Big Show, dove abbiamo avuto più di 90 espositori da tutta Italia. È stato un bel successo. Peccato che poi è scoppiata questa maledetta pandemia e si è bloccato tutto. Comunque. Eh sì, ci ha bloccato un po' tutti, che poi eravamo a ridosso della stagione degli eventi, dove... Esattamente. Che è, diciamo, l'occasione migliore poi per conoscerli, per trasformare i contatti virtuali in contatti reali, diciamo, la parte più bella poi della nostra passione, della trasmissione nella vita vera Esatto, dei guarda, contatti. ti dico appunto proprio collegandomi a questo che hai appena detto. Infatti, a San Mauro Big Show 2020 avevamo tutta Italia, è stata una grande festa. Avevamo i ragazzi di Puglia Brick, Piacenza Brick, degli Orange, Piemonte Brick, c'era comunque anche tanti cani sciolti, chiamiamoli cani sciolti che sembra una parolaccia, ma non lo è. Gente. Da tutta Italia che è venuta appunto a esporre a San Mauro, e lì veramente è proprio una festa, una festa. Poi a marzo doveva esserci Verona, che è ancora anche quella ancora molto più gloriosa dal punto di vista, no, di adesione, e purtroppo non si è fatto nulla. Aspettiamo che finisca il tutto, non vediamo l'ora, però ho paura, e spero di sbagliarmi, che prima del 2021 non ci sia un evento, per come stanno andando le Allora, cose. speriamo effettivamente che ci stiamo sbagliando tutti e che Speriamo. riusciremo a scambiarci i mattoncini quanto prima, perché poi... Assolutamente, assolutamente. Anche infatti, la prima occasione sarà sicuramente buona. Tra l'altro, come Custom Break, ne approfitto perché hai detto la parola scambiamo i mattoncini, che è una figata pazzesca, perché fa parte del contesto AFO, appunto. Una delle cose più belle è scambiarsi i mattoncini personalizzati, comunque di gruppi, è molto bello. Noi, perdonami se ripeto sempre la stessa esposizione, ma è l'unica del 2020, l'ultima che c'è stata. No, Sempre vai tranquillo. San Mauro Brick Show 2020 si era fatto il mercatino del libero scambio dei mattoncini. Praticamente, gente che voleva scambiare i mattoncini lo metteva nello stand di Custom Brick, e nascevano scambi. È stato molto bello, è stato molto interessante come primo appuntamento di borsa di scambi di Custom Brick, perché tutti sono accorsi allo stand Custom Brick che era stato fatto, e sono nati tanti di quegli scambi che la metà basta. Di solito in un'esposizione lo scambio avviene come: ah, che bello, uno vede il mattoncino dell'altro, lo scambiamo. Invece no, lì si veniva apposta, no, per cercare il brick, un po' come le figurine Panini: quella mi manca, quello ce l'ho, quello mi manca. Ok, E sei uscito via da San Mauro, dalla mostra, con un piccolo wall da mettere nel tuo wall a casa, voglio dire. E questa proposta la faremo comunque molto altre volte. Doveva esserci a Verona, tra l'altro, non è andata così, ma appena si riattiverà il tutto, sul gruppo Custom Brick verrà proprio segnalato negli eventi, borsa di scambio Custom Brick, chi vuole aderire. Non c'è nessun obbligo, non c'è nulla, si va, si partecipa, si conosce anche gente nuova e si scambiano i mattoncini. ok, bellissimo questo. E diciamo che Custom Brick, appunto, facevi il paragone con le figurine. Visto che è un mondo così immenso, diciamo, non c'è una vera e propria catalogazione, perché No, poi assolutamente. ognuno crea i propri bricks. Diciamo Esatto. che Custom Bricks può diventare un po', l'album dove catalogare i vari brick che escono. Quindi, se anche qualcuno inizia a collezionarli, può far riferimento, alla pagina per vedere un po' quali sono quelli usciti. Esatto, Mirko, infatti se tu vai su Custom Brick ci sono degli album fotografici dove sono catalogati i mattoncini che diciamo egoisticamente della mia collezione privata, ma sono mattoncini di Custom Brick, catalogati proprio per sezioni. Ci sono gli album dei gruppi, delle associazioni, ci sono quelli degli AFOL, ci sono le minifig personalizzate di AFOL, gruppi, associazioni. C'è anche la pagina dei mattoncini degli eventi,
Insomma, come dicevi tu, è un catalogo separato in sezioni ed è visibile a tutti. Se uno cerca, vede un mattoncino, diciamo un riferimento per chi appunto cerca Brick o solo è curioso di vedere un attimino il panorama dei mattoncini, diciamo, no? E anche così questo Ok. Brick lo provi. A breve verrà archiviato anche il mattoncino di Brick Slab. Come Dipende dalle poste piacere, italiane. onore. Dipende dalle poste italiane. No, questo Niente. è, a parte è un periodo proprio nero per le spedizioni. E purtroppo sì. Io ho perso anche posta, non mi è arrivata. Mai avuto problemi con le poste a oggi. Il primo pacco non arrivato è stato proprio sotto questo periodo qua. E pazienza, c'è sempre la prima volta. C'è sempre la prima volta. Pazienza. Vero, 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 vero. Mi dicevi appunto, a parte i bricks, anche le minifig. Esattamente. Io in qualche live ho cercato di spiegare un po' quali sono le tipologie di customizzazione, ma te che sei un esperto, ad un profano, come andresti un po' a spiegare come si realizza un custom, qual è il processo creativo e produttivo vero e proprio? Allora, la minifig, diciamo, viaggia un po' parallelamente al brick, no? È sempre lo stesso discorso di prima, il rappresentarsi tramite il pezzo o tramite la minifig. Come realizzarla? Innanzitutto, o si è bravi col PC usando programmi di grafica, oppure hai un amico grafico. Io opto per la seconda perché nella prima non ce n'è. Dopodiché tu gli esprimi l'idea o esprimi l'idea tu stesso col programma e in cosa esattamente vuoi raffigurare ti faccio un esempio io. Custom Brick, ho fatto il mattoncino e ho fatto la minifig. È stato semplicissimo, ho solo semplicemente messo il logo del Custom Brick, quello ufficiale sulla minifig e il discorso è chiuso. Però per esempio ho un amico adesso che è legato a una sua, diciamo, associazione calcistica di calcio a 5, che mi ha fatto vedere il lavoro che è stato svolto e mi sembra che sia già in stampa, dove lui ha raffigurato tutta la sua squadra, del quale lui è dirigente, con sponsor contro sponsor, sponsor tecnico, i nomi sulle maglie e calzettoni e tutto. Lui così vuole rappresentare la sua squadra, no? Tramite la minifig Lego. Essendo lui un AFOL, Spettacolo, spettacolo. Ha scelto questo tipo di discorso. Chiaramente, nel rappresentare qualcosa, gli mischi il Lego, esce questo, o la minifig, di quale stiamo parlando, oppure il mattoncino. Non hai altri canali. Voglio dire, in questo caso è uscito fuori un'opera d'arte di una squadra di calcio con dirigenze e tutto, con tutti gli sponsor e loghi, bellissima per dire, che penso che a breve la vedremo anche postata in giro da qualche parte. Non faccio nomi perché siccome la sua anteprima non voglio, capito, essere poi Beh, picchiato. giustamente è meglio non spoilerare nulla. Infatti vado molto sul vago, però la vedrete molto presto complimento al grafico, penso che il grafico posso dire, vabbè, posso dirlo, il nostro, penso che molti di voi lo conoscono, Lorenzo Provia, che fa dei tra minifig e mattoncini, guarda, è veramente un mostro di bravura. Idem vale per Roberto Cerruti, che tra l'altro è anche lui admin di Custom Brick. Anzi, visto che ci sono, li cito tutti. Sì, dai. Il direttivo di Custom Brick. Allora, innanzitutto è nato da poco, perché l'idea, come ho detto, io sono il fondatore, l'ho portata avanti per un po', e da aprile con alcune persone col quale comunque abbiamo questa passione per il brick customizzato e la minifig, chiacchierando, chiacchierando, sono entrati a far parte, ma diciamo quasi automaticamente, non c'è stato neanche un bisogno, capito, di domande e risposta, è stata proprio un'amalgama, diciamo, e queste persone sono Roberto Cerruti, Luca Corla e Daniele Varisco. Sono nomi che penso che tutti Sono nomi che tutti conoscete. conoscono. Ok, certo, come E no. niente, portiamo avanti questo gruppo, abbiamo impostato dei regolamenti che magari prima non c'erano, perché c'è stato anche un periodo dove abbiamo rischiato che dalla passione si passava solo al merchandising e sta cosa non ci era piaciuta. Allora abbiamo un attimino rimpostato il tutto. Cosa voglio dire? Nel senso, era diventata un po' una sorta solo di proposta di vendita, diciamo di vendita, una proposta di mattoncini e la cosa non ci piaceva molto. Infatti abbiamo fatto un regolamento dove uno può proporre il proprio mattoncino, poi se tu vuoi scambiarlo o in via privata
voi quel mattoncino sono affari vostri, diciamo, ma non deve essere custom brick l'argomento principale, l'argomento di scambio o di qualsiasi tipo di forma di scambio. Ecco, è stata un po' interpretata male il gruppo, e infatti abbiamo regolarizzato la cosa. Infatti appena si arriva nel gruppo, la prima cosa che si vede è il regolamento, che il nostro buon Roberto Cerruti ha risistemato, compresso e postato ben bene che si vedesse. Lo metto a schermo così grazie. Si può vedere anche a casa per chi diciamo, non conoscesse il gruppo. E effettivamente, sfogliando poi il feed, c'è di tutto, dalle tile ai brick, tutto, motivi tutto, dai tutto. Più vari, passione calcistica, fumetti, videogiochi, qualsiasi Chi passione più ne ha più ne praticamente è metta. tradotta in brick. No, è spettacolare, Sì, spettacolare. ripeto, è un gruppo, cioè non c'è nessun tipo di onere. Uno ha un brick da proporre, da far vedere, custom brick è a disposizione. Basta solo seguire quelle due o tre regole che ci siamo visti dover applicare proprio per non confondere le idee su cos'è il gruppo. Dopodiché se tu stampi un mattoncino al giorno e vuoi farlo vedere agli altri, condividerlo, custom brick è a disposizione di tutti, di gruppi e di singoli, attenzione, tutti, cioè tutto ciò che concerne il discorso brick. Ti volevo fare una domanda, non so, io mi ci sono addentrato perché poi abbiamo dovuto fare quelli di Bricks Lab per gli iscritti dell'associazione, quindi è stata anche un'avventura trovare chi facesse questo tipo di stampa, perché non è che vai alla prima tipografia e trovi Esatto. chi ti fa la stampa in UV, ma effettivamente c'è qualche mattoncino al quale tu ambisci, che stai ricercando, cioè è un po' come con i set, cioè c'è qualcosa di raro, di ambito, di cui si va alla ricerca. Assolutamente sì. Allora, ad alcuni mattoncini che ambivo sono arrivato grazie, diciamo, amici nel contesto di altri gruppi. Altri ancora non ci sono arrivato, ma ci arriverò. posso fare i nomi dei mattoncini? Certo, come? Allora, per esempio, se ce l'ho qui, lo faccio vedere proprio. Questo lo seguivo da questo qui è da Bologna 2020, come seguivo. Fate tutto in diretta. Aspetto. È successo il macello in diretta. Non importa, però ne vale la pena. Questo l'ho cercato come un disperato, dove la telecamera. Eccolo qua. Ah, quando mi è bello. arrivato era quello dei francopatici, esatto, sì, mitici, mitici, mitici. Grazie appunto ai pripatici alla fine sono riuscito a ottenerlo, era da Bologna che lo inseguivo e la soddisfazione, per quanto stiamo parlando di una cosa piccolina, futile, è stata enorme, perché comunque se sei un collezionista lo vuoi. Tipo anche uno che cercavo molto era appassionati di Brick Nord-Est. In quanto io sono stato anche admin di Brick Nord Ovest, allora sai, volevo fare il derby Est-Ovest, no vabbè. E poi sì, ce ne sono ancora alcuni che a Verona avrei dovuto avere dai legittimi proprietari, ma è saltando tutto, tipo il Brick di Italia Lego Star Wars, adesso ho un lapsus mentale, perché c'è talmente tanti che alla fine ti perdi. Comunque sì, voglio dire, questo diciamo è uno dei più ambiti che ho cercato e ricercato, ed è arrivato. Ok, è fortunatamente entrato nella collezione. Sì, e adesso... No, perché effettivamente, vedendo che la produzione è praticamente infinita, si ha il rischio un po' di perdersi nel Esatto. marasma di brick. Tu segui un criterio preciso? Tendi a collezionarli tutti? Tendi a collezionare solo una certa tipologia? Cioè, come ti orienti in Allora... questo mondo dei brick gun? No, allora, collezionarli tutti? No. Se un brick rappresenta un qualcosa in cui io mi vedo, mi piacerebbe averlo. Se fosse magari un mito dell'infanzia, che alcuni viene, ti faccio un esempio, Ghostbuster. Io ho visto che ci sono dei brick Ghostbuster, no? Ecco, se magari vuoi anche solo affiancarlo alla mock, al set Ghostbuster, o comunque tu sei legato a quel film, magari vuoi averlo. Ma ci deve essere proprio un filo conduttore. Invece, se molti brick che ho visto, che sono veramente belli, non volerlo non vuol dire che il brick non è bello, eh. Vuol dire solo che Non c'è feeling. non c'è feeling, esatto. Invece, per quel che riguarda le esposizioni, sì, se ecco, lì sono molto tignoso. Se un'esposizione
la faccio, voglio assolutamente portarmi il brick a casa, diciamo, no? Come tutti, Una sorta di timbro sul passaporto. quello è il tipo del passaporto, bravissimo. Quello è il tuo curriculum come espositore, no? Come AFOL. Sinceramente, all'inizio io comunque ogni il volo me lo portavo alle esposizioni dove rappresentavi quello che dove sei stato, dove hai esposto. Poi invece ho smesso, mi sono fatto io un piccolo wall con dei miei mattoncini personalizzati e dei miei gruppi di appartenenza, quindi Piemonte Bricks, Custom Brick, e mi porto solo quello dove c'è però una posizione dove metto il brick dell'evento, che però poi rimane a casa e basta. Il wall me lo tengo a casa, quello esattamente come ti ho visto crollare prima. Ecco, proprio che ho crollato prima. Anche perché penso che sia non comodissimo da trasportare, Esatto, cioè, no, no, quello non è esattamente. proprio un wall appena iniziato, è anche scomodino No, da portare sì, dietro. infatti adesso quel che ne rimane, quello che raccoglierò quando finiremo la diretta, lo rimetto, lo riassemblo, lo tengo montato, adesso l'avevo montato qui apposta, diciamo, per farmi una coreografia per la diretta, perché infatti poi comunque ho in programma di farmi un bel wallone fisso definitivo, però qual è il problema? Se tu le imposti per 100 mattoncini, quando iniziano le esposizioni, già devi rifarlo. Allora, Sì. niente, li archivio lì, li metto tutti inordinati dentro delle scatole, morta lì. Perché se tu hai questo tipo di passione, non puoi fare un wall definitivo, non lo farai mai, si tengono singolarmente. Niente, poi infatti raccoglierò quello che è caduto là dietro e lo metterò di nuovo via. Il bello della diretta, non è il bello della diretta, scusa, quando ci sono queste cose. Se no, no, effettivamente poi dovresti ipotizzare di fare un vero wall proprio di casa con un wall di mattoncini, Sarebbe con un work in veramente progress. bello, sarebbe veramente bello. Che poi comunque tu scherzi, ma un wall di mattoncini di mille colori, di mille scritte, comunque fa molto, molto, molto scenografia, ovunque lo metti, ti fa proprio una bella cornice No, colorata, colorata, colorata. effettivamente, a parte che spicca, perché poi è bello colorato, bello animato, ma poi penso che attragga anche, diciamo, i passanti qualora si portasse presso un'esposizione, proprio per Assolutamente. andare a leggere tutti i vari brick. Sono d'accordissimo con te, attrae molto, attrae molto. Ecco perché secondo me comunque c'è la tendenza a voler buttare dentro brick, anche se non sono dell'esposizione o personalizzati. Per quello il discorso squadre, uno vuole far vedere all'espositore, al pubblico, l'espositore, no? La sua appartenenza. Ed ecco perché gli ficchi il brick della tua squadra, gli ficchi il brick con la frase cult, capisci? Perché tu lo sai che la gente, oltre a guardare nell'esposizione la tua mock, ti guarda anche il wall, no? Che detto così suona anche Certo. strano. Ti guarda il wall, suona strano, però è vero. Mi è capitato parecchie volte di vedere la gente soffermarsi a vedere la mock e poi si mette lì a guardare, a leggere nel wall, no? Cosa c'è scritto. È successo tante volte. È successo anche tante volte che l'ospite ti chiede se può, dove trovo il mattoncino. Penso che sia successo Ok. a molti questa cosa qua, non solo a me. Ed è bello anche quello. E allora dico, lì ti inventi magari, cacchio, la prossima volta faccio sto mattoncino e lo metto là. Vediamo se la gente lo vuole. Capisci? Nasce quella sorta di protagonismo uno per otto. Protagonismo uno per otto. Ok, ti volevo fare una domandina, visto che ormai penso tu sarai espertissimo di customizzazioni. Hai inserito anche qualche brick custom in qualche mock? Cioè, hai integrato le customizzazioni anche nelle esposizioni? Oppure rimane al wall? No, no, allora, per esempio, faccio un esempio pratico. Lo faccio vedere in diretta così. Allora, io ho fatto appunto, come ti dicevo prima, una mock legata a Star Wars, all'episodio Primo Ordine, che l'ho chiamata First Order Room, praticamente la stanza del Sì, Primo Ordine, dove ci ok. sono appunto le truppe schierate, con Kylo Ren che comanda la distruzione dell'universo. Io sono un pacifista. E ho fatto il mattoncino di quella mock, dove l'ho anche incastonata nella mock. Il mattoncino è questo qua. Devo solo beccare la telecamera perché ho l'inquadratura piccola. Eccolo qua. Ecco, Eccolo qua, ok, eccolo. questo è il mattoncino della mock appunto che io ho creato. E l'ho incastonato anche nella mock.
Invece, se torniamo e facciamo un passo indietro per il capitolo squadre, no? Dove ognuno, dove l'altro tifoso vuole far vedere il suo senso d'appartenenza, la sua vita calcistica, ho creato questo qua. Questo qua è il mio, devo sempre beccare la telecamera, maledetta, perché avendo lo schermo verde, mi Eccolo sembro un deficiente. Ok, eccolo qui. qua, ok, Granada Come Brick, dicevo io, stupendo. tifoso del Toro, ho creato questo. L'ho già, diciamo, i miei amici AFOL Granata l'hanno visto, anche loro sono impazziti molto per questa cosa qui. Ritornando al contesto, sì, non sono solo io aver fatto il brick della MOC, attenzione, nel panorama, nello stivale ce ne sono altri, tipo Tommaso di Puglia Brick, nella sua Winter Village, anche lui ha fatto il brick della sua MOC. So che ne sta per uscire, ecco, questo è uno spoiler, non lo posso dire, ma lo vedrete a breve. Ne sta per uscire uno molto figo di una mock molto figa di un ragazzo di Piemonte Bricks, ma non posso dirlo perché giuro che domani viene ad uscire. Ma Ok, ne ho allora visti parecchi, ne ho rispettiamo il visti parecchi. segreto. Ah, Michael Jackson, sempre dei ragazzi di Puglia Brick, che ha fatto il corso di Michael Jackson, ha fatto il mattoncino. Ce l'ho, è caduto là dietro insieme agli altri. Ce ne sono parecchie di mattoncini legati alle mock degli AFOL. Ce ne sono molti. Ecco, quello è un altro, capitolo di mattoncini che poi io vorrei averli tutti. Cioè, il mattoncino della mock dei vari AFOL nello stivale, ecco, sono quelli che tipo io ricerco, no? Più di altri che magari fanno appunto solo magari un mattoncino Batman, ti faccio un esempio, come può essere, che ne so, la Mu, ecco, che può piacere o non piacere, invece no, a prescindere da chi sia, chi la fa, se un mattoncino è legato alla MOC, uno come me, per esempio, li cerca e li vorrebbe tutti. Il discorso prima che dicevi, Ok, quindi Gerti. possiamo anche lanciare l'appello a tutti i moccatori, se avete il mattoncino, avvisate Luca Tutti, mi raccomando. della sua esistenza. Vabbè, io sono anche propenso a, ecco, sempre a scambiare magari il mattoncino, anche, ripeto, è una cosa che tutti i giorni comunque nella corrispondenza che mi arriva spedisco e arrivano mattoncini anche solo scambiato. Ed anche questo è il bello del tipo di collezionismo, Sì. come in tutti i collezionismi, dove ci si scambia, eccetera, eccetera. No, ma infatti è questa la cosa bella, perché al di là, diciamo, poi quando si parla di set, magari la compravendita inizia, finisce, lo scambio inizia, finisce con, diciamo, lo scambio del set. Quello del mattoncino è un po' come il bigliettino da visita, cioè si Esatto, trasmette molto della persona, è perché poi vero, si comunica. è Quindi vero. credo sia uno step in più rispetto al collezionismo catalogato di ricerca fine a se stessa, però È c'è verissimo. molto più, diciamo, ricerca di informazioni, perché poi è praticamente infinito come creazione. Sì. E mentre invece com'è il contesto al di fuori dell'Italia rispetto al custom? Cioè, c'è diffusione del custom anche all'estero? È una cosa molto più italiana, la produzione massiva? Com'è che è un po' organizzato? Allora, non parlo in prima persona, ma parlo per quanto mi è stato detto da amici di Piemonte che sono andati tipo a Skerbeck, dove si raccolgono tutti i lug d'Europa, forse anche oltre Europa. Praticamente cosa succede? Quando c'è Skerbeck, una volta l'anno, ogni lug, ogni partecipante, non ogni lug, ogni partecipante che giunge all'evento, si crea una minifig o il mattoncino personalizzato. Perché Skerbeck, a quanto pare, è una grande borsa di scambio da questo punto di vista. Quindi suppongo che anche all'estero ci sia questa mania. Poi noi italiani siamo eccessi per tutto, magari noi magari siamo più complicati, però secondo me è una cosa, anche perché comunque ho visto anche sul web e su internet che comunque mattoncini stranieri ce n'è. Non so se come noi o di meno, perché non avendo mai esposto oltre confine, mai avendo conosciuto espositori stranieri, non ho mai avuto modo di cimentarmi nel discorso. Però, ripeto, detto appunto da Silvia Grillo, Michele Gambi, che loro a Scherbe ci sono stati, sono tornati con un bel bottino, via. Quindi penso, suppongo di sì, suppongo di sì. Ok, lasciamoci con una domanda. Chi come me, diciamo, si approccia per la prima volta al mondo dei custom? Qualche consiglio per iniziare ad avventurarsi in questo mondo? Tu dici come collezionista di brick 1x8? Sì, come collezionista. Allora, c'è due tipi di formula. La prima, dal punto di vista espositivo, partecipare agli eventi espositivi e ti porti a casa il brick di diritto.
Ma la prima ancora di questa, scusa, ho invertito l'ordine, è andare su Custom Brick e guardare cosa c'è nel panorama e scegliere. Questa è la prima opzione che ha uno che vuole farsi un bel volo in poco tempo. Almeno questi sono i feedback che ricevi poi dalle persone che partecipano al gruppo. Adesso io faccio il buffoncello, ma mi permetto di dire questo proprio per i confronti con, diciamo, con il scambio di in chat con persone che aderiscono proprio a questo. Quindi posso permettermi di dire che comunque Custom Brick permette a chi ha al primo approccio, chi già lo è veterano, che può tramite gli altri membri provare ciò che magari cerca, cercava, ancora non sa, ma lo sa per cercare in quanto deve essere creato. Questo sì, questo sì. Ok, quindi fare riferimento comunque al gruppo Facebook, posso lasciare il link giù Assolutamente. nella info Sì, box? assolutamente, Ok. grazie mille. Niente, volevo solo ancora ringraziare, direi i miei, mi sento un supponente, il direttivo di Custom Brick, che comunque si danno molto da fare, hanno aiutato a crescere il gruppo, ha dato un po' di qualità al gruppo. No, guarda, io ci tengo a farti i miei complimenti perché ne abbiamo parlato poi in separata sede. Quello che si evince è che è un gruppo sano. Grazie, mi fa piacere E sentirlo. non me ne vogliano tanti, però non è facile trovare un ambiente sano, un gruppo Lego così bello, con un clima così amichevole su Facebook, sulle piattaforme, diciamo, italiane. Grazie È un bel clima che si respira e quindi approvo in pieno, mille. Grazie diciamo. mille. Peccato che la gentaglia del direttivo è gentaglia, no? Scherzo. No, comunque, no, ribadisco i miei ringraziamenti a Luca Corla, a Roberto Cerruti e Daniele Varisco, che si danno da fare anche loro per questo gruppo. Anche loro, ricordando che loro sono anche admin di altri gruppi, non so se posso fare i Sì, nomi, certo. vabbè, comunque fotografia costruttiva, eventi briccosi, Brickup e ALB di Luca Corla. Anche loro comunque sono molto impegnati, però danno tanto a Custom Brick, ecco, così. È vero, è vero, è vero. Sono tutte belle realtà, poi devo dire la verità. Assolutamente sì, Quindi come lo è è Brickstaff. bello che sia Scherzo. nato questo Tu parlavi di dibattito. gruppi genuini, sani, costruttivi. Anche io te l'ho detto in forma privata. Adesso non facciamo a chi lecchina più l'altro, però Brickstaff è tanta roba, va seguito. Anche infatti, Custom Brick è a vostra disposizione, sempre. Grazie, grazie No, è la mille. pura verità, non Va è benissimo. uno scambio Vabbè, poi ci sarà anche uno scambio di brick appena Ma ci sta vediamo, un scherzando, ulteriore certo, scambio di ma io brick con guarda. Non piacere. aspettiamo gli eventi troppo tempo, faccio che spedirlo, guarda, perché facciamo bene, veramente. Assolutamente, assolutamente con Ok. tanto piacere, davvero. Anzi, poi ci sentiamo in Va separata sede benissimo. e ci mettiamo d'accordo. Ok, va benissimo, Luca. Allora, per chi volesse seguire Custom Bricks 1.8, trova il link in descrizione, gruppo Facebook. Ci sono altri link ai quali fare No, è riferimento? solo quello Solo e si arriva noi. Perfetto, grazie mille ancora per la Grazie a te disponibilità e per Mirko, la grazie a chiacchierata. Dexilab, è stato un piacere, davvero. Ciao, buona Anche a serata, te, Luca. ciao, grazie mille. Ciao, ciao. Ringrazio nuovamente Luca per la chiacchierata e per la disponibilità. Spero che abbiate trovato veramente utile e interessante questo viaggio all'interno del mondo dei brick custom. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se avete anche suggerimenti su questa rubrica, Brick Slab Café, su eventuali prossimi ospiti. Mentre se pensate di essere voi un potenziale ospite di questa rubrica, scrivetemi pure. Detto questo, vi ricordo che BrickSlab non è semplicemente un canale YouTube, ma è una community a 360 gradi vera e propria, fatta di appassionati per appassionati. Trovate il nostro gruppo Telegram, che è il cuore pulsante della nostra community, nei link in descrizione. E oltre a essere un gruppo virtuale, siamo anche una vera e propria associazione culturale. Potete trovare sul nostro sito www.brickslab.it il nostro statuto e anche il modulo di iscrizione. Se poi volete supportare BrickSlab, potete farlo anche con una donazione. Trovate sempre i link tutti giù nella info box, così come troverete il link per il nostro canale Twitch, al quale vi invito ad iscrivervi e ad abbonarvi, dove trasmettiamo le nostre live sempre a tema mattoncini. Detto questo, direi che per questo video è veramente tutto. Come sempre, io sono Mirko, Dottor Veleno. Alla prossima!